Sì, no, attenzione che questa si ricorda. Ale, spiega quello che è stato fatto nei 4 anni. Siamo a Testaccio, centro di Roma, a pochi passi dalle mura romane. Quella che vedete qua dietro non è una giungla. Quella che vedete qua dietro è l'ex campo Testaccio, un campo sportivo storico per la capitale, che oggi è ridotto così, dopo anni in cui si è tentato di farci di tutto, un parcheggio sotterraneo, poi iniziativa fallita perché curiosamente, guarda un po', a due passi dalle mura romane si potevano incontrare dei reperti archeologici scavando. Oggi in realtà è una realtà totalmente abbandonata, bivacco per disperati, senza tetto, a due passi da un asilo nido. Ecco, è un simbolo dell'incuria, un simbolo del malgoverno. Noi siamo qui per dire che quando sarò eletta sindaco, Campo Testaccio tornerà ad essere un centro sportivo, una realtà aperta ai cittadini del quartiere, in un municipio che ha praticamente zero centri sportivi, zero luoghi di questo tipo. Crediamo che lo debbano poter usare i giovani del quartiere, le polisportive di calcio, anche perché è un simbolo. A Torino il sindaco Fassino ha scelto di riqualificare il vecchio stadio che fu del grande Torino. Ecco, noi pensiamo che anche Campo Testaccio meriti, per la storia che ha a Roma, per la storia che ha legata alla Roma, di essere riqualificato e di essere rimesso a disposizione del quartiere.